Il 26 e il 27 ottobre torna a Castellamonte il quarto festival bandistico. Quarto Festival Bandistico Nazionale Michela Romana, quest'anno a livello decisamente nazionale con la presenza di 14 formazioni bandistiche che arrivano da tutta Italia, addirittura dalla Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta, Liguria e Lombardia. C'è stata anche una trasformazione, non si parla più di concorso ma di rassegna. Esatto, per il secondo anno consecutivo non è più un concorso ma una rassegna bandistica. E proprio per evitare che ci siano questi confronti tra bande, ma ci deve essere un'aggregazione. Si partirà sabato mattina? Esatto, si partirà sabato mattina con tre formazioni bandistiche della provincia di Torino. La prima sarà alle ore 10 di Music Piemonte di Divesi, poi alle ore 11 il Corpo Musicale di Aglie e alle 12 la Filarmonica di San Giusto. Si proseguirà nel pomeriggio con la Filarmonica Varisella, poi ci sarà la Filarmonica di San Carlo, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Caprie e la Banda Musicale Albianese. Sabato sera ci sarà il concerto di gala diretto dal compositore olandese Jacob de Haan, con la Filarmonica naturalmente nell'Associazione Filarmonica Valle Sacra e la Banda Giovanile Provinciale Ambima diretta da Paolo Belloli, che farà anche lui parte della giuria insieme al maresciallo Marco Calandri. Poi si prosegue domenica con la banda di Castro Reale di Messina, poi ci sarà la banda di Fontaneto Po e la banda di Passon Udine. Domenica pomeriggio la banda di Cairo Montenotte Savona, Confienza Pavia, Sciambava Aosta e si termina con Alpignano. Una bella iniziativa anche per chi vuole avvicinarsi alla musica bandistica, che ha la possibilità anche di scoprire alcuni trucchi, di imparare. Sì, decisamente, infatti ci sarà un evento collaterale, ci sarà un master di clarinetto diretto dal professor Luigi Picato, primo clarinettista del Teatro Regio di Torino. Quindi chi vuole partecipare nelle due giornate di sabato e domenica ci sarà lui a disposizione per qualsiasi tipo di lezione. Thank you.